Quella che è questa lezione è mirata all'obiettivo di spiegare cos'è la radiologia in termini più semplici. È una lezione che io già tengo all'Università di Bergamo, è principalmente rivolta ai ragazzi, quindi non è un approfondimento scientifico, ma solo per far capire qual è stata l'importanza e l'evoluzione dalla scoperta dei raggi X fino alle applicazioni che abbiamo oggi. Quindi, qualcuno gira. Quindi, ovviamente partiamo da quella che è la scoperta. Quindi è stato nell'895 il famoso Röntgen, okay, che in un test di laboratorio lui si è accorto che uscivano delle emissioni da un tubo catodico e che un foglio di carta oleata che lui aveva intorno al tubo veniva impressionato. Quindi ha captato e ha capito che c'era qualcosa che permetteva questa, chiamiamola fotografia o quantomeno impressione fotografica. A quel punto lì è andato avanti con gli esami. Lui l'ha chiamata raggi X perché non aveva nessuna idea di cosa fosse questa radiazione, non sapeva se poteva poi far male o meno, anche se la leggenda dice che per il solo fatto che il primo test, la prima prova l'ha fatto sulla moglie, forse qualcosa aveva capito che faceva male perché non l'ha voluta fare su se stesso. E quindi, famosa, questa è un'immagine abbastanza famosa che è pubblicata su tutti i giornali, su tutte le riviste, eccetera, del famoso anello con la mano della signora Röntgen. Alla fine questi oggi sono i nostri tubi RX, l'evoluzione ci ha portato ad avere questi tubi che sono un involucro di vetro, che qui potete vedere Anodo fisso. anodo fisso, anodo rotante, sono anodo e catodo, ok? E da questa reazione poi noi abbiamo l'emissione dei raggi X. È ionizzante quando c'è l'emissione, quando sono in tensione, ma se non sono in tensione è un semplice involucro di vetro, quindi non sono pericolosi. Il fatto che sono pericolosi lo verificate in questa slide, questa è un po' eccessiva, quindi sicuramente l'eccessivo uso dei raggi X può portare a delle problematiche come queste. Ovviamente queste sono più immagini fatte 30 anni fa, 40 anni fa, quando i raggi X erano più violenti e gestiti meno accuratamente, come poi vedremo successivamente. Io non so se qualcuno di voi ricordava che noi alle scuole elementari, perlomeno in Italia, facevamo la schermografica messa lì per vedere il discorso tubercolosi e tutto il resto. Ai tempi, quell'esame che noi facevamo all'età di 10, 12, 13 anni, solo per farvi capire l'evoluzione che c'è stata da 50 anni a questa parte, non da quell'epoca, oggi noi con la stessa dose raggi che facevamo quell'esame, oggi potremmo fare quasi 90 esami per avere la stessa dose. Quindi noi prendevamo veramente una batosta non indifferente su quello che era il discorso dell'assorbimento. Come l'abbiamo ridotto? L'abbiamo ridotto intanto nel tempo avendo dei collimatori, quindi collimando la parte che deve essere esaminata, mentre invece senza collimazione i raggi X venivano esplosi e quindi diffusi e anche se ci fosse stato qualcuno all'interno o vicino al paziente, sicuramente avrebbe acquisito una serie di dosi. Quindi, con quell'immagine che vedete qui, no, ho cambiato qualcosa. Se mi passa. Ok, vedete, questo collimatore qui, in effetti, questo è il tubo RX, viene posto qui sopra. La collimazione consente quindi al paziente di prendere solo e viene irradiata solo la parte effettivamente interessante.
Poi oggi noi negli ospedali vediamo che spesso, oltre ad avere la collimazione, nelle parti non interessate vengono coperti con dei teli di piombo, sempre per evitare che si possa avere un assorbimento notevole di raggi X. Questo strumento è uno strumento che è una camera dosimetrica che in effetti registra qual è la dose dei raggi, proprio perché dobbiamo partire dal fatto che i raggi sono dannosi, ok? Se fatti in esubero. Quindi calcola quanti sono i raggi che vengono acquisiti dal paziente. In Italia è legge, non ancora applicata ma verrà applicata, che ogni singolo paziente dovrà avere ogni volta che fa un esame la dose dei raggi che ha preso, di modo che viene messa in cartella clinica e quindi man mano un paziente sa quante volte è stato esposto ai raggi X. Questo succede specialmente a chi ha avuto delle problematiche ed è costretto a fare ripetutamente degli esami per capire l'evoluzione della malattia o, quando noi ci auguriamo, l'evoluzione della guarigione piuttosto che la malattia. Ecco, i raggi X cosa fanno? In effetti è un contrasto tra quelle che sono le parti più rigide, le parti diciamo più radio opache, e quindi in questo caso l'osso, e invece determina la parte invece più della pelle o di carne del corpo umano, che non viene quindi segnalata. Questo così facendo noi possiamo verificare all'interno del corpo umano, quindi questo in questo caso in piede, ma in altre cose, in altri esami si possono vedere altre parti, e così dicendo. Io vorrei soffermarmi, prima di questa immagine, a ipotizzare cos'era il mondo prima dei raggi X e dopo. Quindi la possibilità del medico, dopo questa invenzione, notevole a mio avviso, non è perché poi ci lavoriamo, perché sono 30 anni che lavoro in questo settore, ma perché prima qualsiasi problematica di cadute, rotture, dolori strani, non c'era altra soluzione che intervenire chirurgicamente per qualsiasi cosa, per capire il problema dove fosse. Oggi noi invece, con questi sistemi sempre più sofisticati, noi riusciamo a capire per filo e per segno e chiaramente cosa c'ha il paziente, dove bisogna intervenire, come bisogna intervenire. Questo vuol dire fare un solo intervento e 99,9% risolutivo. Quindi la differenza da prima e dopo è sicuramente notevole. Le immagini radiologiche, nel momento in cui noi abbiamo una fonte radiologica, poi devono essere recepite, no? Da un lettore, chiamiamolo così, per parlare sempre in termini molto semplici. E i lettori quindi possono essere o la famosa cassetta radiografica, quella che fino a qualche anno fa era l'unica ad essere usata, poi spiegheremo il perché. Si è passati invece a un sistema diverso, che è la lastra radiografica, la pellicola, la radiografia che poi serve al paziente. In questo caso qua invece questo è un tubo intensificatore che invece elabora un'immagine video e in movimento, quindi dinamica, e questo invece è il detettore, la nuova tecnologia che ci fa abbandonare il film, la lastra radiografica, e quindi viene tutto messo su computer e con una incredibile immagine, molto 10 volte più bella e più leggibile, no? della pellicola, e evita tutto quello che è l'archivio di pellicole che poi sono abbastanza anche difficili da smaltire, che invece ogni ospedale è tenuto fino ad oggi a conservarle per 10 anni. Quindi voi pensate in un ospedale quanti esami venivano fatti al giorno e tutti archiviati per 10 anni. Con un computer capite bene che in un disco di queste dimensioni non riusciamo ad avere fino a 100.000, 200.000 immagini da archiviare, è tutto più semplice. Altro elemento molto importante, che dal momento in cui
il radiologo effettua l'esame radiologico, lo mette al computer, in modo virtuale entra nel server dell'ospedale, dopo un minuto, due, il medico da casa sua, dal suo studio, eccetera, è già in grado di individuare qual è il problema e di poter fare il referto. Quindi noi quando parliamo di immagini parliamo o le analogiche, quindi film, pellicola, oppure digitali con questo nuovo sistema che ormai è entrato da 5-6 anni e man mano tutti gli ospedali si stanno adeguando e quindi eliminando le pellicole e mettendo. È un sistema che costa di più, però poi alla fine evita tutto l'archivio delle immagini, eccetera. Io come al solito sono andato per i miei, non ho preso, faccio fatica a leggere, quindi sono andato a braccio. Quindi questa è l'immagine digitale, quella che noi poi vediamo comunque sul computer, ma in qualsiasi momento, come succede chi di voi ha fatto un attacco, una tomografia, una risonanza magnetica, c'è comunque la possibilità poi di stampare le lastre che interessano, quindi dal famoso dischetto che viene dato al paziente, perché per fare meglio i confronti, questa è poi una richiesta del radiologo. Quindi, cosa abbiamo con il sistema digitale? Non abbiamo materiali di consumo, perché è un computer, cancella, memorizza e stop. Di archivia, quindi come dicevamo prima, può avere centinaia e centinaia di migliaia di immagini, le può trasmettere al server dell'ospedale, quindi metterle in linea con tutti gli operatori che sono interessati ad esaminare quel sistema. Ovviamente noi dobbiamo tener conto, quando poi interveniamo nella riparazione di questi sistemi, il nostro tecnico può capire, può leggere tutti gli esami, ma non può leggere il nome del paziente, non può leggere a chi è riferito, perché noi dobbiamo fare attenzione a quella che è il discorso della pagina. I tempi di esame sono sicuramente ridotti, perché non c'è più la cassetta da posizionare, eccetera, ma c'è semplicemente da puntare il sistema verso il paziente. Una riduzione di dose, che è quella per cui noi lavoriamo sempre, proprio perché i raggi X sono dannosi, il contrasto è migliore, e il post-processing. Post-processing noi che ci auguriamo che con l'aiuto dell'università e dei ricercatori dell'università di poter migliorare sempre di più, perché ormai l'evoluzione della radiologia è la dose più bassa da dare al paziente per una questione di sicurezza, ma avere l'immagine la più bella che si possa essere. Perché? Non perché è una cartolina, una fotografia che dobbiamo mandare agli amici, ma perché un'immagine la più bella possibile consente al chirurgo, al radiologo prima e al chirurgo dopo, di evitare degli errori o di individuare meglio e nel migliore dei modi qual è la tipologia. Poi la vedremo dove principalmente questa funzione la riscontriamo nella mammografia. Possiamo ricapitolare in questi tre punti: la radiologia diagnostica, interventistica e terapeutica. Diagnostica è semplicemente: ho un problema all'addome, quindi è per una diagnosi, quindi io faccio un esame per capire se c'è qualcosa che non va. Quella interventistica invece è l'immagine radiologica che aiuta a questo punto qua non più il radiologo, ma il chirurgo durante l'intervento, perché come poi vedremo in altre slide, ci sono gli interventi quindi dinamici, che è l'aiuto di questa radiografia, dell'immagine interventistica, ci consente non solo di fare il famoso controllo post-operatorio, per cui sulle cronache e nei giornali abbiamo letto che il chirurgo ha lasciato dentro le chiavi o gli occhiali o il portachiavi nell'addome, eccetera. Quindi con un esame anche post-operatorio noi evitiamo pure di avere queste brutte sorprese. Sembra una roba quasi ridicola, assurda da dire, ma purtroppo succede, e succede anche abbastanza di frequente. Se non le chiavi, sicuramente dell'ovatta o qualcosa che comunque non deve restare nel corpo umano.
Queste sono le apparecchiature, che vengono utilizzate, una parte, perché la radiologia poi è estesa. Questi sono sistemi mobili che consentono, ed è un altro, questo è a batteria, quindi è autonomo, si muove, gira per le corsie, fa gli esami. Questo invece è spinto a mano, è mobile, ma la funzione è sempre la stessa. Oggi noi non portiamo più, rispetto a 20 anni fa, il paziente nella sala diagnostica, nella sala RX. Oggi il paziente resta nella sua corsia di degenza ed è la macchina con l'operatore che va al paziente, perché grazie a questa famosa collimazione, se io ho due pazienti a distanza anche di un metro, io riesco a fare un esame ad un paziente e a non coinvolgere per nulla il paziente, altrimenti uno si prende la dose per i suoi esami e anche quelli degli altri. Quindi questo dà l'opportunità. Cosa vuol dire? Velocizzare enormemente. Una volta venivano fatti più o meno 10 pazienti in un giorno, ok? Nella sala radiologica, perché bisognava portare giù il paziente, bisognava fare le lastre con il film, bisognava riportarlo su, bisognava sviluppare, togliere le pellicole e quindi svilupparle, eccetera, eccetera. Quindi oggi noi da 10, oggi noi riusciamo a fare in un ospedale grande, noi riusciamo a fare in un giorno anche 250 di immagine per diagnostica. Capite, da 10 a 250 è un passo incredibile verso la velocità e la rapidità di esecuzione. Ecco, qui molto semplice, non lo auguro a nessuno di voi, ma se qualcuno ha avuto una frattura avrà avuto sicuramente poi la possibilità di verificare con più, è così nitida l'immagine dove si capisce tutto l'intervento che è stato eseguito, ok? Ma qui addirittura possiamo, il chirurgo può capire che non solo c'è stata questa applicazione di questa piastra per mantenere l'osso che si è rotto, ma se vedete da questi due buchi, diciamo i buchini più scuri, si capisce che precedentemente c'era già stato un altro intervento. Quindi l'esame RX consente anche di capire cosa è successo nel passato, che sono tutte, ripeto, informazioni essenziali per il chirurgo. Qui vedete le ipotesi di protesi all'anca e protesi alla spalla. Queste sono le parti che sono state inserite e poiché sono radioopache, quindi rispetto a un osso, si vede chiaramente, con poi man mano l'evoluzione ha portato ad avere delle parti per esempio in ceramica e delle parti in titanio, quindi qui le protesi poi hanno avuto nel passare degli anni e continuano ad avere delle evoluzioni tecnologiche. Qual è il risultato? Di far vivere il paziente il più a lungo possibile in generale, ma farlo vivere bene e quindi avere meno problemi dopo interventi del genere. Vedete, queste ancora sono tutte protesi, nelle varie sono proprio dei pezzi meccanici che vengono inseriti, eccetera. Noi addirittura sul femore, come azienda, avevamo avuto una collaborazione con una società che faceva i robot, proprio si chiamava Gaspar, se ricordo bene, i miei collaboratori, sì. Qual è il vantaggio oppure l'ottima riuscita? È avere il vuoto nell'osso che calza il più possibile con la protesi in ferro, quindi senza problemi. Quindi grazie a un nostro sistema radiologico noi vedevamo qual era il risultato dell'osso, qual era la sua consistenza, e una volta memorizzato il robot subentrava e creava un vuoto uguale, identico al millesimo di millimetro, okay? Per recepire la protesi in modo tale che non aveva nessun tipo di movimento. Questo è un'evoluzione. Gaspar esiste ancora, viene utilizzato in ortopedia ed è un ottimo sistema. Questo è un torace,
Ok? Qui abbiamo una pleurite da questa parte qui, quindi questa massa che noi vediamo bianca ci fa capire che c'è qualcosa che non va. Noi nel questa pandemia che ci ha colpito, in effetti noi siamo stati con le nostre apparecchiature, le abbiamo date anche ad ospedali che in quel momento non avevano fondi, non avevano dei problemi, perché gli ospedali italiani, e penso in tutto il mondo, perché noi vendiamo in tutto il mondo, si sono trovati senza certe apparecchiature e ce ne siamo accorti quando la pandemia era già uno stato avanzato. Se vi ricordate, c'era il problema addirittura di avere i tamponi per capire se uno... E la nostra macchina, quello che vi ho fatto vedere prima, in effetti fa proprio questo esame qui, è adatta per questo esame del torace. Quindi noi ci siamo trovati con gli ospedali che hanno chiesto le nostre macchine, perché non avendo i tamponi, immediatamente esame del torace, e là si capiva già se ci poteva essere una forma grave o meno di Covid-19, perché come sapete colpisce principalmente il torace. Quindi noi non abbiamo mai chiuso un giorno in azienda, perché eravamo codice Ateco per l'elettromedicale, quindi, e in più abbiamo ricevuto, potete immaginare, da tutto il mondo il doppio, il triplo, il quadruplo di richieste della nostra produzione, quindi abbiamo fatto il possibile per soddisfare l'esigenza di più ospedali. Questo è un caso un po' strano, se vedete, questo è nell'addome, questa roba qui è una pila, un tentato suicidio. Uno ha ingerito questa birra e per puro caso la nostra macchina era all'ospedale, quindi abbiamo captato poi questa foto, vedete come chiaramente si vede la pila che è stata ingerita. Questo è il mammografo ed è questo uno dei sistemi oggi ancora più diffuso e che secondo me andrà ancora diffuso il più possibile. Questo funziona allo stesso modo, questa è la parte che di collimazione dei raggi, il lettore sotto dell'immagine, e qui eccolo sul monitor, quindi è una immagine digitale che è importante per quanto riguarda la mammografia. Qui vedete, allora, questa macchiolina qui è a volte anche molto più piccola, potrebbe essere banale o una lettura, se non fatta con una diagnosi e con una apparecchiatura notevole che possa individuare qualsiasi cosa. Questo vuol dire trovarla, vuol dire salvare una vita, salvare il seno di una donna, non accorgersene perché o l'esame non è stato fatto proprio dalla donna o è stato fatto con un'apparecchiatura sbagliata, mette a rischio che dopo un anno, due, tre, si può complicare la situazione. Oggi noi a livello della mammografia abbiamo raggiunto nel mondo una soluzione dei problemi che supera il 93-94%, quindi possiamo dire che se viene effettuato sistematicamente, oggi in Italia noi partiamo da 40 anni, la donna deve fare l'esame, io personalmente la porterei a 25, poi va bene anche farla ogni 5 anni, però poiché abbiamo anche riscontrato dei casi in giovane età, fare lo screening secondo me è fondamentale, perché ripeto, una piccola pallina, chiamiamola così, riscontrata a 25 anni, la si risolve con una siringa, con un ago aspirato, e si è risolto il problema. Lasciarla e trovarla dopo 15 anni ha tutta un'evoluzione che può essere pericolosa, quindi avendo i sistemi è da subito non farlo. Questi invece sono i sistemi radiologici per la sala operatoria, quelli di cui vi parlavo prima, cioè aiutano il chirurgo in questo caso qui a, mentre opera, a vedere cosa c'è all'interno del corpo umano. Questo è un sistema nostro, sempre per sala operatoria, vedete qui abbiamo le immagini sia sull'arco che sul carrello portamonitor, che aiutano il chirurgo ad operare in sicurezza. Questo è ancora un altro sistema, ma è sempre sulla stessa filosofia. E qui vediamo quali sono, parliamo adesso di immagini dinamiche.
Come facciamo noi a, se noi facciamo un esame diagnostico, vediamo il corpo umano all'interno, quindi le arterie, le vene, eccetera, ma le vediamo tutte allo stesso colore, no? Perché è così. Quindi la scienza ha trovato cosa? Ha trovato del liquido di contrasto, quindi noi immettiamo con un liquido nelle vene, che non è dannoso ovviamente, ma è radioopaco, quindi il che ci dà la possibilità di vedere, ok, com'è quella vena, perché se ha avuto dei problemi noi dobbiamo intervenire. Andiamo avanti. Ecco, questa, diciamo, la forma più classica è questo, l'aneurisma, no? Quindi noi a un certo punto abbiamo una vena che tende a chiudersi. È come una condotta d'acqua, solo che qui c'è in ballo la vita. Se si ottura non passa più l'acqua, qui se si ottura non passa più sangue, ma si va dall'altra parte del mondo. Quindi questo è un sistema, qui si vede chiaramente il famoso palloncino che forse avete sentito, di cui avete sentito parlare. Quindi con l'aiuto della parte radiologica viene inserito questa retina, un palloncino all'interno porta ad espanderla, la tiene così, e in effetti cosa fa? Fa da argine a quella chiusura della vena, crea una protezione tale per cui poi quella vena lì va avanti anche anni e anni e anni. La coronografia. La coronografia è un esame molto delicato, ok? Che ci consente di capire qual è se ci sono problemi a livello delle coronarie. Con il solido liquido di contrasto noi abbiamo un iniettore che è sincronizzato con il sistema RX, e nel momento in cui inietta questo liquido nelle vene, automaticamente il nostro sistema raggi X fotografa cosa c'è all'interno. E perché è delicato? Perché è un esame delicato? Perché se questa pressione che io immetto per il liquido, il tecnico esagera e dà una pressione notevole, e io ho già una situazione, diciamo, in un'arteria abbastanza pericolosa, può essere questo sistema che me la fa scoppiare addirittura, cioè me la porta fuori, tant'è che questi sistemi qui quando si fanno sempre vicinissimi o solo negli ospedali che hanno anche subito un pronto soccorso, quindi se durante l'esame bisogna intervenire. Però diciamo che è un caso ogni molto raro che succede, però ci dà l'opportunità di capire se il flusso sanguigno del cuore principalmente è effettivamente ok o ci sono dei problemi. L'angiografia è quella che dicevamo prima, quindi studia solo studia il decorso dei vasi sanguigni e quindi se il sangue affluisce in modo corretto o meno. Questo invece è un altro sistema, noi vedete lì in movimento, perché? Perché noi dobbiamo capire qual è il comportamento elettrico del cuore. Il cuore, sapete, è un organo in movimento, ma noi dobbiamo capire se funziona, se ci sono delle aritmie, ci sono dei problemi. Quindi noi lo sollecitiamo con degli elettrodi che non possiamo mettere solo all'esterno, altrimenti è il famoso elettrocardiogramma, va bene? Questo è un esame più delicato, però più conosci, cioè che ci dà l'opportunità di conoscere e di sapere di più. Quindi vengono inseriti gli elettrodi all'interno del corpo e scatenando una dose minima di quelle che sono una parte, diciamo, elettrica, e quindi poi viene fuori un tracciato che è come l'elettrocardiogramma, e il cardiologo dovrà stabilire se è giusto o sbagliato. Questa cos'è? Questo è un nostro brevetto, questa è la radiologia, è una macchina che noi abbiamo chiamato Lizard, dottor Liz, ma sta per Lizard, la lucertola, perché? Perché ci consente di fare gli esami a casa dei pazienti che hanno problemi di deambulazione o sono molto anziani, perché ormai si sta andando sempre verso più la medicina di, diciamo, home care, quindi verso la medicina a casa e non portare il paziente in ospedale. Questo è in effetti è composto da un cingolato che consente, laddove non ci fosse l'ascensore, a salire le scale,
quindi perciò da qui la lucertola, abbiamo detto che parte da sola e va al primo, secondo, terzo piano, e una volta poi arrivati allo stesso sistema, quindi sempre raggi X, è un sistema digitale. Nel momento in cui noi facciamo l'intervento, facciamo l'esame diagnostico al paziente, Wi-Fi mandiamo con un protocollo particolare, perché dobbiamo sempre salvaguardare che i dati non vengano conosciuti da altri, quindi viene mandata immediatamente all'ospedale, e se nel terminale dell'ospedale c'è lì il radiologo, in tempo reale può fare il referto, sempre via con questo protocollo lo rimanda al sistema, e l'operatore può stampare sia su carta il referto che su filmato, ok, e consegnarlo direttamente al paziente. Di conto che non costringe nemmeno il paziente a passare poi dall'ospedale a ritirare i referti. Questa è un'apparecchiatura che noi abbiamo progettato e abbiamo messo insieme con un'altra società il sistema, diciamo, mobile. Vendiamo poi, non le abbiamo progettate, siamo in Italia, ma le vendiamo in Cina e in Iran, come, e non in Italia, perché in Italia ce n'è una sola, perché loro la usano principalmente per il servizio militare adibito alla protezione civile, quindi in caso di disastri, eccetera. È ovvio che questa è un'apparecchiatura che gira, che può andare sui campi, in qualsiasi posto venga creata una struttura d'emergenza. Per finire, lo sviluppo qual è? Abbiamo detto che la fonte fondamentale, cioè l'obiettivo, è per cui la ricerca, che noi chiediamo aiuto anche all'università, è sempre l'immagine più bella del mondo, più leggibile, ma una dose molto bassa. Quindi logaritmi per dare la tridimensionalità dell'immagine, poter andare a capire all'interno, come se noi andassimo, non so se sapete il funzionamento della TAC, riesce a fare, a tagliare i poteri virtualmente delle fette per capire all'interno quali sono i veri problemi. Quindi noi, il futuro sono i catodi dei nanotubi, quindi nanotecnologie che un giorno ci consentiranno di avere meno calore e più raggi X, perché quando noi emettiamo, in questo processo che viene qui dentro, si elabora 99% di calore e 1% solamente di raggi X, il che vuol dire che questi vanno annegati nell'olio, hanno dei pesi, è un problema. Nanotube ci consentirà prima o poi di arrivare ad avere delle immagini molto più sicure, con un procedimento molto più sicuro, a freddo, senza olio e facilmente raggiungibile. La ricostruzione 3D è quella che noi continuiamo sempre su cui continuiamo sempre a lavorare. Noi cerchiamo di fare anche nel nostro, che quella macchina che avete visto prima, che è per la sala operatoria, cerchiamo di dare delle proiezioni facendo girare quest'arco anche solo di 20 gradi, ogni grado diamo un'esposizione. Quindi cosa fa il software? Deve poi recepire queste 30 immagini e fare la ricostruzione. Che si può fare? Questa ricostruzione dà dei vantaggi al chirurgo notevoli. Quindi dobbiamo, e l'altro è il sistema per migliorare sempre la qualità dell'immagine, ma il nostro obiettivo resta bella immagine, dose inferiore. Però non è detta così, non è una roba semplice, è come dire devi andare a 200 km all'ora con la Ferrari e devi consumare 30 km al litro, non ce la si fa, quindi perché una dose maggiore ti dà un'immagine più bella. Però il nostro obiettivo è sempre quello, dobbiamo trovare, ecco, come già facciamo adesso ma lo faremo anche in seguito, a dare meno raggi, meno dose al paziente e avere comunque un'immagine molto bella. Io penso di aver finito, mi scuso se ho annoiato, ma ripeto, questa è una lezione che io tengo all'Università di Bergamo, ma che principalmente ai ragazzi, i ragazzi iscritti al primo corso di Ingegneria e Scienze della Vita, e poi li ho visti molto appassionati con le richieste varie, eccetera, perché si parla di radiologia, ma poi solo il tubo, eccetera, comunque è molto interessante.
Grazie ancora.